con lui, fotoreportere, dovrebbe essere vicino a Kiev sempre. Gianluca, eccoci. Thank you very much, sir. Thank you very much. Ciao, Tiziana, ciao. Io volevo fare il collegamento subito, scusate il ritardo, ma queste persone mi hanno appena dato un passaggio con un mezzo militare, perché non c'era internet. Non c'era internet sotto il ponte, adesso hanno tagliato tutti i collegamenti. Thank you, thank you. Chi sono questi che ti hanno dato il passaggio? Il mezzo è militare, ma loro sono volontari o militari dell'esercito? Sono volontari. Ok. E dove ti hanno portato? Mi hanno riaccompagnato fuori dalla zona del ponte, perché purtroppo oggi siamo potuti andare abbastanza in sicurezza, in quanto hanno dato una vera tregua. Ora è qualche ora che non cascano mortai, forse almeno un'oretta e mezzo, due ore che non cadono mortai. Questo ha permesso di portare via tanti civili. Sono voluto andare a documentare, però purtroppo tutto quel lungo rettilineo si poteva fare soltanto a piedi. Per darvi il collegamento il prima possibile, ero consapevole di essere in ritardo, mi hanno dato un passaggio a quelle persone. Senti Gianluca, aspetta un attimo, aiutami a capire. Allora, tu stai parlando del ponte che noi abbiamo visto ampiamente fotografato, che è il ponte di Irpin, chiedo alla regia se me lo fa rivedere, questo qui che fa, diciamo, una certa impressione. Quel ponte è, ricordiamo che Irpin è ad ovest di Kiev ed è vicinissimo in realtà a Kiev, è una specie di sobborgo, è la periferia di Kiev. E mi aiuti a capire, esatto, intanto, perché quel ponte noi lo vediamo a terra, no? Cioè è stato buttato giù. Sì. Intanto se hai capito chi l'ha buttato giù, l'hanno buttato giù i russi, l'hanno buttato giù gli ucraini per evitare ai russi di entrare? Ci sono tutte e due le versioni, continuamente ci viene data la doppia versione. Qualcuno ci dice che è stato bombardato dai russi e qualcun altro ci dice che l'hanno bombardato gli ucraini per difendersi dai russi. Noi ancora non siamo riusciti assolutamente a capire qual è la notizia vera, anche perché circolano tantissime notizie di propaganda e quindi ancora sinceramente Non sappiamo la verità. Chi sia stato a far crollare il ponte veramente, non sappiamo la verità. Senti Gianluca, ma invece tu hai detto che oggi oggettivamente sono uscite diverse persone, cioè sono stati evacuati parecchi civili da Irpin? Sì. Cioè sì, tu li hai visti con i tuoi occhi, hanno interrotto per un certo tempo gli attacchi? Assolutamente sì. Come puoi vedere, la situazione è un pochino meno tesa. Ci sono sempre gli autobus, arrivano i bambini. Vediamo se riesco a portarvi. Vedi qual è la situazione, Tiziana? Questi sono persone che arrivano da Irpin e che sono state evacuate. Cioè, aiutami a capire, che arrivano da Kiev? Certo. No, arrivano da Irpin. Arrivano da Irpin. Assolutamente. Purtroppo da Bucha non può arrivare nessuno, perché i russi non lo permettono. Quindi questi arrivano e adesso vengono trasferiti o accolti. Come dici Gianluca? È stata allestita questa tenda che ieri non c'era. Per i primi soccorsi, immagino. Sì, soprattutto per permettere alle persone anziane di rilassarsi un po'. Forse riesco a portarvi dentro senza disturbare troppo. Questa è la situazione. Le persone cercano di trovare un attimo di pace e di tranquillità. Cercano di dargli un po' di cibo, acqua, coperte termiche. Questa è la situazione. Gianluca, grazie per il momento. Tanto io e te a questo punto siamo in contatto, quindi ti riapriamo appena hai delle cose da raccontarci, noi torniamo da te in qualunque momento della puntata. Intanto, siccome lì vedo donne, bambini, anziani,